Eccola, eccola, ce l'ha mangiata. Eccola. Sta andando tutta verso destra. Mi sposto un po' più vicino all'acqua, perché la canna non era tanto lontano, ecco. Accidenti, sta prendendo filo. Eccola, ora si sta avvicinando allo scalino. Ha ripreso un po' filo addirittura. Eccola, eccola, eccola. Ora abbasso la canna per vedere di tirarla su. Eccola. Ecco. È una bella orata. L'amo Aberdeen nuovo, il tipo rosso, ha retto proprio bene. Questa è una serie di ami che ho voluto io personalmente e ho richiesto a Trabucco proprio per la caratteristica che bucano molto bene, poi colore rosso che anche se magari non aiuterà particolarmente, però è pur sempre un colore che riprende il sangue, perciò secondo me non è sbagliato l'amo rosso. Eccola, qui ce ne deve essere un'altra perché la cima è completamente stesa di questa. Ecco, sì, infatti c'è. Sembra anche più possente dell'altra. Sì, mi dà l'idea che sia più grossa. Da delle discrete testate. Sì, questa è davvero potente. Ora cerco di stancarla un po' finché è distante da riva, per poi l'orata normalmente il miglior sistema è stancarle finché sono distanti da riva. Poi quando è sotto riva si abbassa la canna e con una fuga decisa si porta sul bagnasciuga. Eccola, ora ha perso un po' la forza. Ora è molto vicina. Ecco, abbasso la canna cercando di trascinarla tranquillamente sui bagnasciuga. Infatti ora arriva quasi priva di forze. Faccio piano in modo da sfruttare l'onda. Ecco. Ok. Eh sì, è un po' più grossa dell'altra. Una discreta bocca anche questa. Quest'orata, come la prima, è stata presa sulla lunga distanza. Ho utilizzato una Cassiopea 4,25, una canna in tre pezzi molto elastica, molto, diciamo, molto reattiva, ecco, come fusto. E ho tirato in ground a una certa distanza, insomma, per prendere questi pesci. È una tre pezzi, diciamo, anche questa di mia idea, ecco, che ho fatto con Trabucco, è un prodotto 2009, coadiuvato da un mulinello Xenos, ovviamente misura 10.000 e bobina molto ampia. Poi c'è filo in bobina, c'è il 18, il long cast, e ovviamente sempre di Trabucco, poi c'è uno shock leader 2360, 2357 per la precisione. Per finire si arriva con un mono amo
lungo 2 metri, che finisce con un amo Aberdeen del 4. Allora, in fondo allo shock leader si termina con una clip per l'aggancio del trave, che poi viene coperta da un conetto di gomma in modo da prevenire i garbugli. Poi c'è il mini trave lungo 15-20 cm al massimo, fatto con monofilo floor carbon del 60, dove viene incastonata la girellina tra 2 perline ovali che sono fermate con 2 tubetti stringicavetti del medesimo diametro del trave. Poi c'è la girella e il moschettone portapiombo. Il tutto serve a diminuire gli attriti in aria durante il lancio. Qua ci deve essere qualcos'altro, ma molto molto più piccolo della roba precedente, insomma. Però stavo pescando sotto riva con il biamo, canna da 5 metri, eccoci qua, qualcosa c'è. Ecco, è una mormoretta, Una mormorina che, pur essendo piccola, c'è anche una pulce di mare che si è attaccata alla coda. Questi parassiti purtroppo non rovinano un po' il pesce, normalmente si trovano anche dentro alla bocca. Altra tocca possente, chiudo la frizione e ferro. Anche questa dà delle belle testate, sicuramente mi sa che è un'altra orata. Ecco, ora è sotto lo scalino, aspetto un'onda e via, all'asciutto. Un'altra bella orata. A questa l'amo gli è rimasto proprio a filo di labbro, però la presa è ben salda. Anche la canna, la 5 metri, la cefalonia, è una telescopica di ultima realizzazione, il materiale è sempre carbonio CX1, come la canna che stavo usando prima e come tutte le canne di alto livello trabucco. La gamma delle 3 pezzi è tutta annellata Fuji, e compreso il resto dei componenti. E in questo caso il mulinello utilizzato è sempre uno Xenos, però taglia 6000. Xenos ISO XOS taglia 6000. Ottimo per l'abbinamento con questo tipo di canna, oppure con tutte le altre in 3 pezzi che, diciamo, lanciano fino a 100-120 grammi di potenza.